qualsiasi vostro dubbio a proposito del gioco e anche per avere dei feedback su questo nuovo format. Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia che pubblica due video al giorno. Nell'edizione del TG Poro di questa sera parleremo dell'Indie World di ieri, dei nuovi saldi approdati sull'eShop e di novità riguardanti Metroid Prime 4, ma non solo. Pronti per iniziare? Beh, con calma, dai. Prima di tutto, lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle notifiche se siete nuovi e ricordatevi di seguirmi su tutti quanti i social. Inoltre, se vi sentite dei real poracci e avete fame di memini in HD, potete sempre offrirmi un caffè virtuale su Ko-fi. Ora possiamo iniziare, vai! Partiamo, come al solito, con qualche notizia da trattare al volo. Innanzitutto vi ricordo che questa sera, anzi notte, ci sarà il nuovo Resident Evil Showcase. Il secondo evento dedicato alla saga survival horror si terrà in streaming questa sera allo scoccare della mezzanotte. La presentazione si concentrerà sul nuovo Resident Evil Village, di prossima uscita, e mentre è dato quasi per certo che vedremo una seconda demo approdare su PS5 dopo la presentazione, questa volta con porzioni di gameplay vero e proprio, l'evento potrebbe riservare anche qualche sorpresa, magari chissà, qualche ritorno inaspettato anche su Switch. Staremo a vedere. Inoltre, il recente update di PS5 ha introdotto tantissime feature accessorie che non sono state pubblicizzate direttamente da Sony. Oltre alla possibilità di trasferire i giochi su hard disk esterno e nuove funzioni di share play che permettono di condividere le schermate di gioco anche tra utenti PS4 e PS5, l'aggiornamento ha implementato diverse opzioni, come la possibilità di impostare il refresh rate a 120 Hz per i monitor che lo supportano anche a 1080p e un'opzione per non forzare l'HDR sui giochi che non dispongono di questa tecnologia. Inoltre ci sono anche degli aggiustamenti della game base, della gestione dei parti e anche delle chat vocali. Vi lascio in descrizione un link con tutte le novità introdotte da questo firmware update. Bene, passiamo alle notizie del giorno. Ieri si è svolto l'Indie World e c'è molto da dire a proposito di questa presentazione. E inizio col ringraziarvi per averlo seguito insieme a me. Nonostante si trattasse di un evento minore, eravamo comunque più di 300 persone e il fatto che così tanti utenti scelgano di informarsi attraverso questo canale per me è un vero onore. Grazie di cuore. Per chi si fosse perso l'evento, invece, in pieno stile Nintendo, si è trattato di una presentazione di sicuro non deludente, ma che può aver lasciato l'amaro in bocca a molti, nonostante l'ottima qualità dei titoli mostrati. Purtroppo sono mancati i big del settore, quei 2-3 titoli che ormai stanno diventando delle vere e proprie chimere, e la cui assenza è una costante preoccupante. Che fine hanno fatto Silksong, Baldom, Axiom Verge 2 e Sports Story? Sfortunatamente anche questa volta non abbiamo avuto neanche il minimo accenno allo stato della loro lavorazione, scelta che per forza di cose ha depotenziato nettamente l'hype intorno a tutto l'Indie World. Altro problema, secondo me, è stato rappresentato da un ritmo un po' atipico, dettato da un'apertura e una chiusura non all'altezza delle aspettative, da una parte centrale insolitamente ricca di titoli interessanti, l'esatto opposto di quello a cui ci hanno abituato le presentazioni Nintendo negli ultimi anni. Non me ne voglia Oxenfree 2, ma come reveal finale è un titolo un po' deboluccio, soprattutto se i potenziali nomi in ballo sono Silksong e Axiom Verge 2. Tolte queste sbavature, consiglio a tutti di recuperare la presentazione, perché in soli 20 minuti Nintendo ha inondato la sua utenza di tantissimi titoli dal potenziale spettacolare e sono sicuro che tutti i tipi di giocatori troveranno pane per i loro denti. Gli highlights per me sono stati sicuramente il nuovo beat'em up delle Tartarughe Ninja, che con Shredder's Revenge mi hanno riportato indietro all'epoca d'oro di picchiaduro a scorrimento in due dimensioni, il terzo episodio di Holy Holy, ovvero World, che promette di espandere all'inverosimile un gameplay già profondo e stratificato, e anche Aztec Forgotten Lands, un gioco per qualità della presentazione e impostazione ludica mi ha ricordato il primo Darksiders. E a proposito di strizzatine d'occhio, se si è appassionati di JRPG, impossibile non rimanere affascinati da Chris Tales e la sua user interface nata da una costola di Persona 5. Come ciliegina sulla torta, anche la carrellata finale ha riservato delle sorprese non da poco, tra cui spiccano sicuramente il porting di Fez e il
remake dello storico The House of the Dead, che sono curiosissimo di provare, anche se non so quanto la formula del raid shooter si possa adattare a una console come la Switch. Insomma, per me una presentazione promossa a pieni voti, a cui però, porca miseria, è mancata la bomba finale in grado di soddisfare appieno. Se non altro, questo Indie World mi ha ricordato che devo provare assolutamente Oxenfree. E voi poracci, cosa ne pensate di questo Indie World? Ma attenzione, perché lo showcase ha aperto le porte a una nuova campagna di sconti sull'eShop. E siccome questo è il canale poraccio per eccellenza, è mio dovere segnalarvi le migliori offerte. Anche perché l'eShop oggi più che mai è organizzato veramente da schifo. È facile consigliare guardando il paginone principale. Se siete tra i pochi che ancora non hanno giocato ad AIDS, lo dovete recuperare assolutamente e l'unica scusa per non prenderlo a 19,99 è perché avete intenzione di ripiegare sulla sua versione fisica disponibile su Amazon, di cui vi lascio il link in descrizione. Poi, se non prendete la collection dei due Holly Holly a 2,99€, siete dei criminali. Così vi potete anche fare un'idea del gameplay aspettando World. Sotto a 10€ prendete Gris a occhi chiusi, se cercate un Journey in due dimensioni, mentre Katana Zero è forse uno dei miei indie preferiti su Switch, straconsigliato. E visto che ci siete, fatevi un favore e recuperate la Hotline Miami Collection a soli 6,24€. Non smetterò mai di tessere le lodi di questi due gioiellini di game design dall'estetica inconfondibile. Comunque, dicevamo che l'eShop fa schifo, ma così tanto schifo che dal sito desktop alcune delle migliori offerte si trovano dopo la decima pagina. Se siete in attesa del gioco delle Tartarughe Ninja, potete ingannare il tempo con Castle Crasher Remastered e Scott Pilgrim, entrambi proposti a un ottimo prezzo. Crypt of the Necrodancer ormai ve lo tirano dietro, a meno di 4€, e finalmente l'intrigante Metroidvania dalle tinte cupe Blasphemous è sceso sotto i 10€. A proposito di titoli regalati, Limbo è a meno di 2€, e passando a giochi recenti, attenzione perché alcuni dei protagonisti degli ultimi Indie World hanno ricevuto dei corposi tagli di prezzo. Regi, an Ancient Epic, è stato dimezzato a 12,49€, e anche Rocky e The Messenger possono essere acquistati alla metà, entrambi al prezzo scontato di 9,99€ l'uno. Dei giochi mostrati ieri, invece, Fez ha subito un minuscolo sconto del 10% e si trova a 12,59€, mentre Oxenfree non è in saldo, ma siamo sempre sotto ai 10€. Che fai? Non lo provi? Fatemi sapere nei commenti se avete altri titoli da segnalare o se magari acquisterete qualcuno di questi consigli poracci. E per chiudere, poracci, abbiamo finalmente delle news riguardanti Metroid Prime 4, più o meno. Niente di ufficiale da parte di Nintendo, ma se non altro abbiamo la conferma che Retro Studios continua a lavorare in silenzio all'agognato ritorno in tre dimensioni delle avventure della cacciatrice di taglie spaziali. Anche questa volta, per avere degli indizi sullo stato dello sviluppo di Prime 4, dobbiamo rivolgerci a siti come LinkedIn e alla sezione Lavora con noi di Retro Studios. A quanto pare lo studio texano ha aggiunto tra le sue fila un altro profilo di tutto rispetto, ovvero il lighting and compositing artist Chad Hoare. La nuova recluta presenta nel suo portfolio progetti di un certo spessore, sia nel mondo del cinema che del gaming. Ha infatti partecipato a produzioni Disney del calibro di Oceania e Zootropolis e anche a Dragon Trainer 3 della DreamWorks. Hoare, di cui è possibile consultare uno showreel, ha avuto anche un ruolo nel reboot di God of War. Sul sito di Retro Studios, tutte le posizioni aperte in cerca di un artista specializzato in illuminazione e ambienti 3D sono state rimosse, il che potrebbe suggerire che Hoare ricopra ora ufficialmente tutti quei ruoli. Certo, da una parte questa è una notizia incoraggiante, perché è l'ennesima conferma che Retro Studios si sta affidando alle eccellenze del settore, avendo già assunto veterani dell'industria che hanno preso parte a titoli del calibro di Halo, Call of Duty e Borderlands. Dall'altro però non ci dà indicazioni precise sullo stato della lavorazione, che per quanto ne sappiamo, nella peggiore delle ipotesi, potrebbe trovarsi ancora in una fase di stallo, magari in pre-produzione. A 2 anni dall'annuncio del riavvio della produzione, parliamo di gennaio 2019, c'è bisogno di avere notizie di Prime 4 al più presto e speriamo vivamente di vedere qualcosa durante l'E3 2021 o entro la fine dell'anno.
Secondo voi, poracci, quando è che Nintendo mostrerà qualcosa di nuovo di Metroid Prime 4? E questo, poracci, era tutto per oggi. Ci vediamo domani per l'ultimo video della settimana e se Nintendo non annuncia nulla di improvviso, avremo anche il tempo di commentare il sondaggione della giornata che andrà online fra poco. Quindi mi raccomando, votate, votate, votate! Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video e vi ringrazio per essere arrivati fino a qua in fondo. Io sono il Poro Samus, Michele World, ciao!